No. Grazie, intanto grazie molte per essere qui con noi questo pomeriggio e sono felice che si parli di questo libro importante. Ci abbiamo lavorato molto, sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto tutti insieme, l'abbiamo fatto in maniera coinvolgente, l'abbiamo fatto coinvolti anche nella materia di cui si è trattato, insieme naturalmente ai curatori che sono già stati ricordati, Maria Teresa Della Porra, Roberto Iovino, Danilo Prefumo, ma anche diciamo insieme a tutti gli attori di questo convegno. È un convegno che è stato detto, è suddiviso in tre parti, che è stato suddiviso in tre parti il convegno e così anche sono gli atti, quindi la prima parte si riferisce appunto a Paganini tra Genova e l'Europa, la seconda l'opera originale, la terza la ricezione e gli eredi. La ricezione è un concetto che forse potrebbe essere assimilato a quello della fortuna, si usava talvolta dire per gli autori, specie più in letteratura, della loro fortuna, cioè del vigore con cui la loro lezione si riverbera nelle successive generazioni. Ecco, per Paganini è certamente così, c'è certamente questo aspetto, ci sono anche altri aspetti quando si parla di ricezione. Per esempio c'è l'aspetto della ispirazione, cioè la capacità di ispirare che Paganini certamente ebbe. E allora mi piace ricitare, dico ricitare perché Roberto Iovino già l'ha fatto, il libro degli atti che fu pubblicato nel 2007, Paganini, Divo e Comunicatore, pubblicato nel 2007 riprendendo atti del convegno del 2004, ci vuole un po' di tempo a far uscire gli atti, ecco anche in quel caso si parlava di ispirazione, si parlava di ambiente, di milieu dal quale in qualche modo l'ispirazione paganiana avesse potuto trarre elementi di alimentazione, ma si parlava anche di capacità da parte di Paganini di ispirare, dunque di eredità, si parlava di storia di Genova, perché certamente questo fu l'humus dentro il quale Paganini fortemente sviluppò le proprie radici. Tra questo e l'altro libro, cioè tra i due libri, che corrono oramai, potremmo dire, quasi 20 anni, no? Ma questi anni sono anni che sono passati ricchi di novità dal punto di vista degli studi paganiniani, se ne potrebbero ricordare naturalmente tanti di questi avanzamenti sul fronte degli studi paganiniani, potremmo citare naturalmente le prime cose che mi vengono in mente, la pubblicazione dei Cantabili e Valz che Paganini scrisse per Camillo Sivori, una piccola ma miliare pietra nell'aiutarci a comprendere quale fosse la didattica paganiniana. E poi naturalmente nel 2018 la riedizione del catalogo tematico a cura di Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento, nel 2020 la biografia che potremmo dire definitiva di Paganini a cura di Danilo Prefumo, anzi che ha Danilo Prefumo quale autore, Paganini, la vita, le opere, il suo tempo. E potremmo citare naturalmente l'epistolario che è in via di costruzione, che è in via di edizione, a cui si sta lavorando, a cui in particolare sta lavorando Roberto Iovino. Ecco, si è andati avanti molto, ma diremmo così, il nuovo volume degli atti di cui siamo a parlarvi è anche un po' una conferma nel senso dell'approfondimento naturalmente, perché gli studi avanzano, l'ha ricordato Danilo Prefumo, ma nello stesso tempo si conferma che la barra del timone deve essere lì, che la direzione deve essere quella, quindi la comprensione della eredità che Paganini ha lasciato e la profondità della sua lezione. In mezzo ci sono anche le molte attività compiute dagli amici di Paganini e oggi anche dal centro Paganini. Non posso non ricordare, perché desidero ricordare naturalmente il Paganini Genova Festival, momento che è stato ed è occasione biunivoca di confronto, quindi di incontro fra gli studiosi, ma anche di conoscenza o riconoscenza della città di Genova da un punto di vista, da una prospettiva turistico-culturale in particolare, dato che Paganini è certamente uno dei testimonial più significativi della nostra città.
Mi soffermo infine, per concludere questo intervento, su quell'ultimo saggio appunto a cui abbiamo lavorato, Flavio Mennardi Noguera ed io, per andare a scavare un po' sulla straordinaria tournée di Camillo Sivori nelle Americhe. Un progetto che Paganini aveva forse in qualche modo sognato e che fu realizzato da Sivori. Sivori realizza dei progetti che Paganini sogna, per esempio la tournée in Russia, per esempio la tournée in America. Questa tournée americana è molto significativa nel restituire un'immagine di Camillo Sivori e ha delle fonti importanti. Flavio Mennardi Noguera e io ci siamo misurati soprattutto con due ordini di fonti, le fonti, diremo così, esterne e le fonti interne. Ci sono infatti circa 500 articoli che ci sono giunti, con i quali si racconta, attraverso i quali si racconta, i cronisti dell'epoca raccontarono, tutta la vicenda di Camillo Sivori nelle Americhe. Quindi addirittura 500 articoli, peraltro raccolti dalla famiglia e conservati in un volume che prende il nome di scrapbook, quindi c'è sopra il volume c'è questa indicazione e ci sono appunto gli articoli ritagliati dai giornali dell'epoca e ben conservati. Le fonti interne sono invece 22 lettere che Camillo Sivori e suo fratello Giovanni Battista, che lo accompagnò nella tournée americana, inviarono alla famiglia. Abbiamo dunque, diciamo così, l'apparenza, così come abbiamo la restituzione del ritratto di Camillo Sivori così come veniva percepito da fuori, e abbiamo anche un po' l'intimità, il lavoro dietro quinta, le difficoltà anche che Camillo Sivori e suo fratello, manager in qualche modo di questa avventura, affrontarono e dovettero anche superare. Abbiamo scoperto alcune piccole cose, alcune piccole grandi cose che però qualificano questa tournée. Allora, un elemento è certamente il fatto che Camillo Sivori si affaccia alla tournée americana sazio in qualche modo della grande, diremmo quasi incredibile, attività concertistica degli anni precedenti. Camillo Sivori parte per l'America nel 1846, il 12 settembre precisamente. Negli anni precedenti, soprattutto le cronache giornalistiche registrano un numero straordinariamente alto di concerti. Sono circa 300 i concerti che Camillo Sivori aveva dato pubblicamente negli ultimi 3 anni. E sono circa 900 i concerti che Camillo Sivori aveva dato negli ultimi 5 anni prima di partire per l'America. Quindi un'attività frenetica, è quasi sazio di questa attività. Degna di Paganini, come quantità almeno siamo lì. Sì. Sì, addirittura le cronache riportano i concerti dati la mattina e la sera, quindi addirittura nello stesso giorno i concerti, quindi davvero un'attività molto molto intensa. Il viaggio presenta delle difficoltà, e quindi questo è un tratto che si riconosce in tutte le tappe del viaggio, a cominciare dal viaggio in nave. Il Great Western, questo era il nome del piroscafo che portò Camillo Sivori e suo fratello in America, permise loro di raggiungere New York attraverso però un percorso tormentato, e infatti Giovanni Battista in una sua lettera definì questo viaggio come un viaggio terribile, un viaggio in cui stettero molto male, soffrirono molto il mal di mare, insomma, furono anche alloggiati malamente, quindi ci sono delle lamentele in questo senso. Le incertezze del viaggio però non si fermano lì, si protraggono lungo tutto il periodo della tournée, e noi scopriamo anche che la tournée era incerta anche in tutte le sue tappe, che doveva essere continuamente riprogrammata, che doveva essere continuamente ripensata. Era molto difficile a quel tempo immaginare un calendario di lavoro per periodi sufficientemente lunghi. Le incertezze del viaggio, le incertezze della tournée fanno però corrispondono in qualche modo invece alle certezze e alle conferme del repertorio. Perché il repertorio invece è un po' sempre identico, lo troviamo sempre a
alcuni classici, Beethoven, Mozart, ritroviamo moltissimo Paganini, molte opere anche ripetute, iterate, dello stesso Camillo Sivori, quindi Camillo Sivori compare come esecutore, ma come interprete, ma compare anche come compositore, in particolare con quel suo primo concerto che lo compose nel 1839. E poi troviamo molte arie d'opera, perché naturalmente questa era la cifra per cui il violinismo, per cui diciamo la musica di tradizione italiana poteva essere riconosciuta ad ogni latitudine. In America Camillo Sivori deve misurarsi anche con una certa concorrenza, una potente concorrenza e talvolta anche l'insidia mediatica. Per la prima volta, forse con questa intensità, i giornali parlano di lui e talvolta mettono anche in dubbio la sua bravura, accusandolo di quella cialtroneria italiana, diciamo di quel vezzo interpretativo eccessivo, di quel virtuosismo sperticato che certamente ad alcuni poteva non piacere. Altri tre elementi sui quali concludo, che mi sono piaciuti, che ci è piaciuto particolarmente trovare nelle testimonianze di questa tournée: l'attaccamento alla propria terra, alla propria città. Nel 1849, come ricordiamo, Genova subì ci furono a Genova dei fatti di sangue nella Pasqua di quell'anno. Giovanni Battista scrive a casa, addolorato, profondamente, ultimamente addolorato, e dice: vorrei essere lì, anzi quasi quasi lascio tutto, corro lì perché ho sentito che in patria si soffre e io devo essere lì. Poi non lo fa perché naturalmente le condizioni pratiche per farlo sono troppo impercorribili, però ecco, il sentimento è quello. L'altro elemento molto significativo è la sensibilità sociale. Quando i Sivori si trovano a Rio de Janeiro, in particolare, anche un po' a La Habana, ma soprattutto in Brasile, sono sconcertati dal vedere attorno a sé tanti schiavi neri che lavorano, che vengono percossi, ai quali vengono imposte condizioni di lavoro terribili. La loro sensibilità soffre dalla vista di questo fenomeno della schiavitù e nelle lettere alla famiglia lo denunciano apertamente, lo denunciano diciamo sinceramente, dicendo che questo fenomeno così diffuso e così dato per scontato li sconvolge e li scandalizza. E poi in ultimo, lungo il percorso accadono occasioni per fare affari, e allora di tanto in tanto soprattutto Giovanni Battista scrive alla famiglia dicendo: ho trovato degli oggetti, dei prodotti, un buon vino, un legno particolare che forse potrebbe costituire in madrepatria, cioè a Genova, un'occasione d'affari, e gli segnala questi oggetti che incontra strada facendo, questi beni che incontra strada facendo alla propria famiglia, dicendo loro che forse potrebbero essere occasioni per fare buoni affari. Quindi collateralmente alla tournée non si cessa di pensare in qualche modo da genovese. E su questo concludo.